I dati rispetto alla qualità delle acque del fiume Sarno sono allarmanti. Un corso d'acqua pieno zeppo di materiale altamente inquinante, nocivo per la salute delle persone. Numeri evidenziati da un report di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenti servizi televisivi e che cozzano in modo clamoroso con la bellezza, la purezza, la limpidezza delle acque della foce di Sarno. Nei giorni scorsi, rappresentanti di Coldiretti, l'assessore regionale al turismo Matera, il consigliere regionale Maria Ricchiuti sono stati in visita proprio alla foce di Sarno per discutere delle possibilità di crescita e delle potenzialità di quest'area dell'agro. Ma a foce di Sarno ci sono altri problemi: residenti inviperiti per la puzza che si leva quotidianamente dalla centrale di biogas. Alcuni sono davvero infuriati, hanno protestato più volte chiedendo spiegazioni al sindaco Canfora, cercando di capire cosa si vuole fare per risolvere il problema. Insomma, una zona, un corso d'acqua, double face, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Da una parte il primato di fiume più inquinato d'Europa, sesto al mondo, dall'altra una sorgente straordinaria che potrebbe rappresentare qualcosa di eccezionale sotto l'aspetto turistico e paesaggistico, portando turismo, facendo crescere tutto il comparto agricolo che già presenta qui eccellenze come il pomodoro, il cipollotto ed altri prodotti della nostra terra una volta definita Felix. Bisogna fare di più, ma molto si è fatto e si sta facendo per l'agro, dicono San Giorgio e Ricchiuti. Abbiamo creato i presupposti affinché si potesse immaginare una destinazione turistica anche nell'agro nocerino sarnese, cosa che forse qualche anno fa nessuno avrebbe immaginato, perché l'agro è sempre visto un po' come quella parte della provincia, come un problema perché c'è tanta gente, perché ci sono dinamiche di carattere urbanistico, di gestione, di tutela ambientale, di problematiche legate all'ambiente che lo comunicavano e lo raccontavano in maniera negativa. E invece credo che grazie anche allo sforzo che Coldiretti ha fatto, volendo spingere su grandi potenziali come il pomodoro San Marzano, come l'agricoltura da giardini della Valle del Sarno, come quella che in maniera anche un po' più pionieristica questo comune con il nuovo piano urbanistico ha messo in campo, cominciando a tracciare anche la linea dell'agricoltura 2.0, credo che oggi possiamo parlare di un percorso sicuramente molto distante da quello che è il racconto negativo di quest'area e ripartire da qui. Noi adesso stiamo lanciando una vera e propria campagna di sensibilizzazione attraverso lo strumento del PSR. Il PSR che prevede una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi una boccata di ossigeno, se così possiamo dire, a tutte le attività produttive del settore, ma che si tratta di soldi pubblici che devono essere spesi con lungimiranza e con intelligenza. Cioè dobbiamo, e questa secondo me è la sfida che ci attende, cambiare rotta, nel senso che i soldi non vanno intercettati solo per il gusto di sbarcare il lunario e di prendere un finanziamento pubblico. Quel finanziamento deve essere oggettivamente un'opportunità di crescita e di sviluppo, perché il finanziamento non deve essere fine a se stesso, quindi è una sfida di mentalità, di cultura, che credo sia quella più ambiziosa rispetto alla programmazione, diciamo, finanziaria o comunque progettuale, regionale.